raga. Siamo sicuri? No, mi fa ridere, scusate. Cioè, mi fa ridere. Né Glesman allenatore. No, ma sapete perché rido? Adesso vi spiego, ma prima di tutto iscrivetevi al mio canale. So che i capelli magari fanno schifo veramente. La quarantena veramente tagliati di qua un po' di qua. Insomma, prendi per il culo. No, allora, raga. Però prima di tutto voglio fare sponsorizzazione. Tutti sul canale di Lavox, rosso nero, mi raccomando, link in descrizione. Lavox con la X finale in descrizione, ragazzi. Dai che portiamo a mille deve arrivare Lavox, proprio deve volare a mille, mi raccomando, a mille, e poi non vi avrò più le palle, vi prometto. Allora, adesso vi dico la mia su Negresman, Negusman. Ragazzi, conosce veramente oggi, no, neanche mai, non mi vengono proprio bene tutte. Negresman, di Negusman. Raga, allora, chi è Negusman? Sto Negusman qua, raga, è un allenatore dell'Ipsia che ha 33 anni comunque. Penso che ha fatto bene giocare la sua squadra, per carità di Dio, eh. E qua c'è un dibattito, perché c'è chi dice la Bundesliga è forte, la Bundesliga non è forte, ragazzi. Il problema è che la Bundesliga, io non sto dicendo che non sia forte, è che mi preoccupa. Cioè, voglio dire, mi preoccupa che tu vai, cambi abitudini, cambi i tuoi avversari, e qua in Italia abbiamo l'Inter, abbiamo la Lazio che gioca bene, abbiamo l'Atalanta, le due squadre aggiunte di quest'anno, ve le elenco, la Juventus l'ho già detto, la Roma che comunque è dipende, perché comunque anche la Roma non la sottovalutiamo, cioè ci sono anni che fa schifo, ma anche anni che gioca bene, e io dico la mia, poi ragazzi, la Fiorentina magari arriva in Europa lì, il Torino che ha alzato con l'asticella anche se quest'anno proprio è un po' calato, però è un caso, vi dico un caso. La Sampdoria è pure calata per caso, ripeto, perché comunque può lottare sempre per un settimo posto. Sono tutte squadre queste qua che ti possono mettere bastoni tra le ruote. Comunque sappiamo bene, conosciamo bene la nostra Serie A, molto bene. Il Cagliari che quest'anno ha fatto una stagione dignitosa, comunque oltre che vabbè, mi ha toccato il quarto posto, che comunque per il Cagliari è tanta roba, a un certo punto pensavo di andare in Champions League, ma questo è un altro discorso. Quindi capite bene che io sto dicendo che se deve venire un allenatore che me ne... bravissimo, però voglio dire, gli allenatori che vengono in Italia dall'estero, Fonseca ha fatto bene, ecco, alla Roma, prendiamo la Roma che è un elemento fondamentale, la Roma ha preso Fonseca, che non è un allenatore dalle soldi, cioè sta facendo un progetto comunque carino, e niente, io penso comunque così potremmo creare anche noi. Ecco, Negusman sarebbe una soluzione, ma io ho ancora qualche dubbio, ripeto. Però sapete come, se Ragnik fa il DS e viene Negusman al Milan come allenatore, perché comunque ha fatto bene a Lipsia. Sicuramente un colpaccio lo fa al Milan, un colpaccio di 50 milioni lo spara, raga. Non lo so, io spero che questo colpaccio sia veramente Upamecano a sto punto, vi dico, perché io vorrei tanto vedere Upamecano lì in difesa canto Romagnoli. Cioè, piuttosto di andare su... Anche se riuscissimo per puro caso veramente prendere a zero Thiago Silva con Upamecano, che non succederà mai, però io lo metto lì, sarebbe tanta roba. Cioè, lì dietro, raga, sarebbe tanta roba, veramente. Tanto c'è il mio cane che rompe il cazzo, e quindi, ragazzi, cioè, veramente... E così si potrebbe fare, è una cosa che si può fare, veramente. Non mettiamo né in dubbio neanche. È proprio una bella forma che potrebbe prendere questa squadra. Poi magari con un centrocampista che... Lo sa anche Ragni dove andare a pescare, comunque. Non è che questo somaro qua, vi ripeto, Boadu c'è chi dice che è scarso, ma io non sto dicendo che Boadu sia scarso. Su Leo mi ha smentito, Leo fa veramente cagare, Leo come giocatore, non so come in FIFA fa essere forte, figa. Anche in FIFA non lo prendo più, mi fa talmente cagare che dopo che l'ho visto veramente in Serie A, io non andrei più sulla Liga francese, lì, come si chiama, non andrei più a prendere questi, ma non perché siano scarsi, perché sì, ragazzi, non è un campionato troppo... All'altezza, raga, fate prima andare a prendere Szoboszlai dall'Ungheria, il più dignitoso
che il campionato francese, con tutto rispetto per la Francia, però ragazzi, lì in Francia non hanno la grinta, perché comunque Paris Saint-Germain è 4 passi in più, quindi o decidiamo veramente, se decidiamo di acquistare questo di prendere questo allenatore, vi chiedo una cosa, fate le cose, fate bene, fateci 5 acquisti, 5 voglio 5 acquisti fatti bene, ma fatti bene, mi prendi due difensori centrali buoni, buoni, guarda, mandalo in prestito, mi prendi un terzino destra e una panchina sinistra, un centrocampista e una prima punta, 7 giocatori come lo sta Champions, ma 7 giusti. Quindi io questo che chiedo, 7 giocatori giusti. Quindi detto questo ragazzi, vi saluto, vi auguro un grande abbraccio e mi raccomando, ditemi la vostra per favore e condividete anche il video qua sotto.